Bellezza, calore e senso di appartenenza. Sono questi i pilastri del Natale che verrà, secondo l'amministrazione fanese, pronta ad accendere i riflettori, o meglio le luminarie, sulle prossime festività. Il programma è ricco e variegato, tra riconferme, grandi ritorni e novità che stuzzicheranno il palato di fanesi e turisti. Un'occasione per ripartire insieme, ma anche per dare una sferzata al commercio cittadino. Fano sta preparando sicuramente un grande Natale dedicato alle tradizioni, dedicato al trentennale della città dei bambini e delle bambine e soprattutto dedicato al commercio, che ovviamente ha bisogno in questo periodo di vivere momenti in cui può insomma lavorare per passare questo difficile periodo storico. L'idea è quella di addobbare a festa ogni angolo del centro e non solo, creando coinvolgimento attraverso appuntamenti ad hoc a partire dall'accensione dell'albero di piazza 20 settembre, prevista per sabato 27 novembre. E diversi saranno gli ambienti della città che verranno creati. Ecco, il primo sulla tradizione, un grande villaggio del gusto dove saranno i maestri pasticceri della città ad essere presenti nel mercatino natalizio e ogni domenica presentare il loro dolce tipico del Natale e raccontare anche la loro storia. Quindi un vero mercatino di tutto punto dove potremo trovare tutte le leccornie preparate dai nostri maestri pasticceri. Un villaggio del gusto che sarà posizionato in zona Pincio, ma che poi si dislocherà in tutta via Arco d'Augusto. Ci sarà l'attività di Fano sul ghiaccio, come l'abbiamo sempre vista, quindi in piazza Veduti, davanti al Politeama, questa fantastica pista sul ghiaccio di 400 metri che accoglierà tutto il pubblico preposto per questa pista, quindi i giovani, i ragazzi, quindi tutti coloro che si vorranno divertire. Un altro luogo importante sarà piazza 20 settembre, con l'area degli spettacoli e degli eventi, il grande albero che campeggerà all'interno di piazza 20 settembre, un grande allestimento della piazza e ovviamente insieme alle associazioni cittadine faremo emergere tutte quelle caratteristiche che sono insite nella città, quindi il carnevale, il jazz, un coro con i bambini. Ecco, ci sarà un bellissimo momento di inaugurazione proprio dedicato ai più piccoli. E ancora fanno Christmas Light, una grande illuminazione cittadina, dei lampadari che campeggeranno proprio lungo Corso Matteotti via Arco d'Augusto e soprattutto una grande proiezione realizzata con la collaborazione della Fondazione Carifano e della Fondazione Teatro della Fortuna proprio sul fronte del Teatro della Fortuna a illuminare tutta la città. Questi sono i grandi progetti che abbiamo in serbo, tra cui l'ultimo, l'incanto dei presepi. Sono ovviamente due presepi, il principale, quello che insomma spinge tante persone ad arrivare nella nostra città, che è il presepe di San Marco, che sarà aperto, sarà Don Marco nei prossimi giorni a raccontarci ecco le novità di questo presepe e poi il presepe dei maestri carristi in zona Pincio che arricchirà il nostro villaggio del gusto, il villaggio natalizio e che vedrà ovviamente qualche elemento in più e quindi che vedrà di anno in anno crescere la propria intensità nei progetti che stiamo facendo. Quest'anno gli appuntamenti di tutto il Natale saranno in presenza in piazza 20 settembre, stiamo aspettando indicazioni per l'inaugurazione che invece avrà un pubblico, ma sarà un pubblico controllato, non ci sarà la possibilità di essere presenti, ma al momento inaugurale sicuramente ed eventualmente non ci sia la possibilità della presenza, verrà trasmesso in diretta televisiva. Tante idee dunque, ma che necessitano, come sempre, del prezioso lavoro della Proloco Fanum Fortune, vero e proprio braccio operativo del comune. Noi siamo orgogliosi per l'ennesima volta di essere stati chiamati dall'amministrazione e quindi il nostro ruolo sarà quello, e non solo quello, perché anche noi abbiamo partecipato un po' alla parte artistica. Siamo consci ecco di quello che dobbiamo fare e siamo convinti di essere un'associazione che è un valore aggiunto per la città e quindi ecco la nostra attività sarà rivolta all'organizzazione dell'evento.